Ma hai tolto l'impostazione di... Sì, dal buio era il 90. Non ricorda qui, eh. Io me lo sposo. Io l'ho ascoltato in vinile. Quando erano qui, erano i primi dischi di rap italiano, io ascoltavo una canzone, venerdì rap. Ascoltavo una canzone tipo 50 volte, sempre quella. Anche noi. Però anche sono passati 20 anni da quando esiste il rap italiano. A me dispiace quando sento che questo genere musicale viene trattato come se fosse un genere non maturo, un genere infantile. E queste sono strategie per togliere valore alle idee degli altri, raga. Qualunque cosa farete nella vita, ci sarà sempre qualcuno più in alto che dice no, tu non puoi farlo. Qualunque sia il vostro sogno, qualunque sia il vostro sogno, che si tratti di aprire un bar, di diventare un pittore, di diventare un giornalista, non smettete mai di credere nei vostri sogni, raga, mai.